All'ospedale di Pieve di Cadore, l'incontro tra l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e i sindaci del Cadore e del Comerico sul tema delle garanzie di servizio per l'urgenza medica, sia per quanto riguarda ambulanze e elicottero, sia per quanto concerne la gestione del punto di primo intervento di Auronzo. L'intento dell'amministrazione regionale è quello di non far venire meno nessun tipo di servizio. Non sono stati chiusi i presidi, anche le ultime schede hanno riconfermato un po' tutti i presidi che ci sono in tutta la regione Veneto e anche nell'area dolomitica. È chiaro che oggi il grosso problema che noi abbiamo è quello del personale, soprattutto nell'area emergenza-urgenza, e quindi in alcuni casi, come in questo caso per quanto riguarda il punto di primo intervento, l'esternalizzazione diventa una via necessaria con lo scopo di garantire il servizio. Un punto particolarmente sentito dai sindaci della zona è quello dell'ormai confermata esternalizzazione della gestione del punto di primo intervento, un presidio che l'US Dolomiti fatica a mantenere in piedi, a causa di conclamate carenze di personale e alla difficoltà nel reperimento di figure disponibili a coprire l'offerta oraria. Secondo Lanzarin, però, l'esternalizzazione rimane l'unica strada percorribile per evitarne la chiusura.